Allora, prima di cominciare vorrei un attimo salutare, se possibile, un po' di persone che hanno aiutato Come e quelli fuori, segnalano cazzo, saluta spesso, addirittura, dai, vai. tanti disagi su Giusto, Twitter, giusto, giusto, quindi ringraziamo. salutiamo Andrea ADP, 10 ADP piuttosto che il Cunnaghero, come affezionate ascoltatrici di YouTalk che sono Deborah, Sara, la nostra Giada, quindi salutiamo e ringraziamo della disponibilità. Per tutto il cioè, adesso seriamente, per tutto il malavista, tutte le ambulanze, veramente in tanti hanno segnalato Arrivano i vari tweet, tantissime quindi segnalazioni e sono veramente belli, come li si dice. ringraziamo perché comunque partecipano. Come dice Toto? Come No, no, dice Toto Schillaci. sono veramente belli, esattamente, esattamente. Ma a questo punto partiamo con la top 10. Ragazzi, stiamo per svelarvi chi è che ha vinto l'ambulanza d'oro 2015-16. Partiamo dal numero 10. Vai, Matteo. 10. Allora, qui al decimo posto Milan Channel si lancia in un tweet che francamente si fa fatica a comprendere, quindi la finale di Coppa Italia si chiamerà Milan-Juve, a Manchester era Juve-Milan. E E lancia il sondaggio. diciamo, il lancia un sondaggio che riscuote pochi voti, perché 100 voti o poco più, non vuol dire nulla, onesti, diciamo che hanno posto anche l'opzione che forse stavano dicendo una cazzata, però l'hanno messa. Poi, Forse. forse, Stranamente ha rigori. vinto, non vuol dire nulla. Forza rossonera, io questo francamente. Cazzo ha Juve scritto? porta in casa, vabbè. Veramente, qui è storico. Marzullo fa fatica a capirlo, questo sondaggio, francamente. Rigori porta rossonera, Che vuoi? È tutto È molto strano però che abbia complicato, vinto non però. vuol dire nulla, perché è veramente strano, però. Hanno colorato le porte a Roma, come funziona? No, ma credo intenda che i rigori vanno tirati, se si va a rigori andranno tirati dalla porta dove ci sono i tifosi del Juve. Mamma mia, che Ma cosa. che come cazzo fai al 3 marzo dire una cosa, al 4 marzo dire una cosa? Come a Vabbè, Manchester, Suma ha forse. perso un po' la. Vai, Vabbè, ma passiamo al numero vai. 9. Oh. Vabbè. Il ruolo di tamburi è sparito, vabbè, andiamo. È sparito il ruolo di tamburi. Il regista Con dorme. calma, Pod, con calma, vai. Pancretino, diciamo, ci aiuta perché Tancredi rischia sta tutto. dormendo, giustamente. Esatto, scandalosa la differenza di fila tra le domande sulla Juve e le altre. E a lui hanno chiesto la partita più famosa, rischia tutto. Infatti qui è risaputa la sudditanza psicologica della Rai nei confronti della Juve, proprio sono spassionatamente i juventini, quindi hanno Celeberrimo. sicuramente È aiutato. stato uno dei tweet più belli del malavista di Sì, quest'anno, in effetti. assolutamente sì. Lo ricordo anch'io con grande piacere. Abbiamo fatto addirittura lo speciale Rischia Tutto, rinviato di una puntata, però, nonostante ci fosse stata la festa Scudetto, perché meritava. Slittato di una Assolutamente. settimana. Andiamo avanti al numero 8. Eccolo qua, Al numero Pepe Reina. 8 è arrivato lui, Pepe Reina, che è quel per noi infausto 16 marzo, memore di tutte le panchine che ha testato in Bundesliga, è stato contento del gol di Thiago, e quindi ha estirpato. Noi siamo contenti perché alla fine sapia anche lui, sappia Sapia Reina. anche Pepe Sapia Reina, questo cognome l'hanno preso molti Suona anche da bene. esatto. Sapia Reina, Pepe sapia, ok. Andiamo avanti col numero 7. Al 7, il famoso Beh, Pistocchi, Pistocchi. la classe non è Meritava altro. un po', già qui siamo come Sanremo realmente, quando una canzone non viene capita. Questo tweet non è stato È il capito pubblico che perché. fischia qua, Matteo, come a Sanremo, quando esce la classifica. Esatto. Perché il pistacchio nazionale che a bocca ha un fake clamoroso, che diventa più che la pietra tombale sulla credibilità del calcio italiano, la pietra tombale sulla sua professionalità. Vabbè, se mai ce ne fosse stata una, sì. Bastava un sassolino tombale, non c'era bisogno di una bomba. Assolutamente.
un sassolino bastava e avanzava. Andiamo avanti al numero 6 con qualcosa che ti è molto caro. Devo dire di sì, questo tweet mi ricorda momenti piacevoli. Anche a noi. Mi ricorda 20.000 retweet, quanti ne ha avuti? 1.200 circa. Comunque, il famoso Ops di Raja si classifica al sesto posto, anche questo sempre, sicuramente. Sempre dopo Roma-Juve, vero? Perché ricordiamo il 30 agosto. Era ancora calcio d'agosto, però l'hanno il messo... Il 30 agosto loro erano già felici, contenti. Assolutamente. Festeggiavano. Ops! Poi, alla fine il scudetto l'ha fatto lui, quindi... Sì, infatti. Il gol scudetto contro il Napoli l'ha fatto lui. Andiamo avanti, quinto posto, perché c'è altra gente che festeggiava durante l'anno. Bauscia Caffè, era il 22 esatto. dicembre, era, aspetta, ricordo, 22 dicembre era quando l'ultima partita dell'anno, Inter-Lazio, l'Inter aveva perso. E la Juve era arrivata ormai, insomma, no? a poco... Sì, era avvicinata, ma comunque manteneva la testa della classifica e lui, con un comunicato ufficiale, quindi con tutti i crismi dell'ufficialità, ci voleva ricordare appunto di salutare la capolista. Quindi noi... Le voci emerse in serata, volevamo ricordarvi di salutare la capolista. Che loro comunque si sentivano ancora belli, forti e convinti, poi il 2016 purtroppo. E soprattutto si sentivano epici. Epici, come epico è stato l'aggettivo dell'Inter di quest'anno. Andiamo avanti al numero 4. Stiamo arrivando verso il podio, eccolo qua. Ivan non poteva mancare. Anche se mi è rimasto fuori dal podio, Ivan. Cioè, allora, ciò che sta accadendo a Dybala ricorda quel che è successo ai Turbe, 29 milioni, al primo anno di Roma. Stesse difficoltà, stessi spazi ridotti. 22 ottobre 2015. Diciamo che, ecco, dopo Miciu Morata, questo è un altro di quei confronti poco azzeccati di Zazzaroni e alla fine... Che poi ricordiamo, lui ha cercato di salvarsi in calcio d'angolo dicendo volevo dire che Dybala era forte con Vitube, ma che ha avuto tante difficoltà, una traiettoria simile che... Ciao Ivo, buonasera. Siamo arrivati al podio. Podio. Medaglia di bronzo, posto numero 3. È Carlo Albino. Salutate la capolista, vi mandiamo in depressione, forza Napoli sempre. 31 gennaio. Aveva mandati tutti in depressione il 31 gennaio. Assolutamente, alla fine però sul lettino ci è andato lui dello psicologo, però il 31. Peraltro io insisto, quando uno si chiama Albino, esatto. C'è qualcosa che non quadra. È partita la petizione per fargli per il cognome staccato. Partita, spero che prima o poi verrà accettata dalla Nagelfe di Napoli. Massimo, andiamo avanti, ci siamo quasi. Massimo col trattino, dico proprio. Proprio col trattino. Andiamo avanti, la medaglia d'argento. Eccola qua. Luca Telese, che poi ha risposto all'account, mi sembra, è stato menzionato da una persona e lui ha risposto che meritava, comunque sia, quando uno ha certe uscite del genere. Scusa. Comunque Matteo, devo dire che nella top 10 i tweet fatti dal 30 e 31 agosto 2015 sono andati veramente per la maggiore. Assolutamente, devo sì. Devo dire che è stato un periodo molto fertile per i tweet d'ambulanza. Esatto. Fino a ventista del terzo millennio. Ecco una nuova categoria antropologica, lo juventino avventista del terzo millennio che dice vedremo in primavera. Abbiamo visto. Che ridere. Da Matrix si è spostato a Super Quark con questa nuova definizione del juventino avventista del terzo millennio. Esatto. Ma a questo punto chi vince? Come direbbe Piccinini, l'attesa è finita. Si finisce. L'attesa è finita, il momento topico è arrivato. Campione, prima ambulanza d'oro di U-Talk, stagione 2015-2016, va... Manco un cazzo di rudo di tamburi. Va lui al pistacchio e alla tanto decantata ditta Marotta Paratici,
che sapeva dell'addio di Pirlo, Tevez, Vidal con mesi anticipo e ancora non hanno trovato i sostituti. C'è poco da dire. È proprio è giù a ridere. Grande. C'è poco da ridere, da dire se non end, come lui usa utilizzare e chiudere i suoi tweet spesso, end. End. End, complimenti, anno prossimo vi aspettiamo ancora più agguerriti per la prossima ambulanza. Qualcuno già inizia adesso, tra l'altro, quindi... sì, stiamo... ce n'è già, hai voglia. Tre stagioni, si stanno già portando avanti col lavoro, siamo già in precampionato, ma... sì. State